GP Int, che è un'azienda orientata alle tecnologie innovative, soprattutto nell'ambito del consolidamento strutturale del ripristino delle strutture esistenti, ed è rivolta anche ai sistemi di impermeabilizzazione delle strutture interrate oppure degli impalcati, diciamo, da ponte con tecnologie speciali, ad esempio a basso spessore carrabili. Questi sono i due ambiti in cui operiamo. Poi abbiamo all'interno di questi ambiti delle nicchie molto interessanti che riguardano ad esempio la dissipazione e l'isolamento sismico da applicare poi sugli edifici, quindi sistemi di isolamento in collaborazione con la nostra partnership azienda Eiran, che in questo momento stanno prendendo molto piede, soprattutto nell'ambito degli interventi del PNRR. Noi siamo qui al SAIE perché è nostro intendimento fornire a professionisti del settore, applicatori e imprese, soluzioni tecnologiche che possono essere poi utilizzate per anche dare valore a tutta la filiera delle costruzioni, soprattutto mettendo in sicurezza il patrimonio edilizio esistente, anche in ambito infrastrutturale, perché in questo momento sappiamo perfettamente le criticità che ci sono in questo settore. Parliamo di strade, autostrade, ponti, viadotti, gallerie che devono essere messi ovviamente in sicurezza. Ci sono molte criticità che dobbiamo risolvere. Al SAIE presentiamo delle, diciamo, innovative soluzioni destinate ad esempio alla protezione catodica del calcestruzzo armato. Tecnologia che in molti anni è presente soprattutto nei paesi del nord Europa e a livello mondiale, ma che in Italia non ha in qualche modo intaccato il mercato, e noi stiamo cercando di proporla per appunto risolvere delle problematiche che caratterizzano un po' tutto il patrimonio delle opere di calcestruzzo armato esistente. Poi abbiamo anche portato avanti un progetto di digitalizzazione, se ne parla tanto in questo momento, per mettere appunto a disposizione dei professionisti tutta una serie di servizi, perché ormai il materiale non può essere venduto da solo, ci deve essere molta, diciamo, assistenza tecnica, soprattutto che accompagna anche il mondo dei progettisti, e poi ovviamente deve esserci un'assistenza anche di cantiere, cioè dobbiamo in qualche modo assistere i nostri clienti, i nostri interlocutori nel mettere in opera le tecnologie in maniera corretta, in modo tale che non ci siano poi degli effetti negativi sulla durabilità delle opere. E quindi in questo momento ci sono tutta una serie di strumenti disponibili che velocizzano notevolmente l'operato anche dei professionisti. Quindi uno può ricavarsi l'informazione che gli serve, inserirla nel progetto in tempi decisamente veloci, con anche dei documenti diciamo di elevata completezza tecnica. Oltre a questo, il SAI è un'opportunità per dare visibilità a un marchio che ha sempre lavorato in una nicchia di alto profilo tecnico, e in modo tale che ci possa essere anche come si può dire, una percezione dell'azienda anche verso, ad esempio, la distribuzione. La distribuzione, stiamo parlando del mondo delle rivendite, mondo dove noi stiamo crescendo, però non siamo presenti come vorremmo. Ecco, queste sono un po' le scelte, diciamo, strategiche che abbiamo fatto. Il SAIE sicuramente è un veicolo per arrivare al raggiungimento degli obiettivi.